fa una prova. Una prova? Almeno fa una prova. Allora, tu riprendi comunque. Io Che se riprendo funziona comunque. bene, bene. Se non funziona bene, amen. Gabriele crea un omaggio per i 5.000 iscritti alla pagina Facebook del TG Comics. Ma poi, siccome siamo buoni, ve lo metteremo anche su YouTube. Per la serie video didattici, questi. Dipartimento Scuola Educazione. Esatto. La verità è che ci siamo sostituiti e adesso sto disegnando io e Gabriele riprende. Che sono molto bravo come operatore video. Al cinematografo sei Esatto. bravo. Stai dicendo che ti è piaciuto molto Alita, Gab? Molto, molto, molto. Ho raggiunto dei livelli altissimi. Poi la storia, oltretutto, sono riusciti a mantenere. Cioè, tu conta che proprio oggi, mentre io dicevo questa cosa così, perché poi normalmente è sempre una cosa soggettiva, no? Quindi, vabbè. Mi è piaciuto moltissimo, invece mi hanno confermato che veramente il creatore, il disegnatore di Alita, ha detto che già l'ha visto 5 volte. Kishiro, Esatto, ha detto, dice no, l'ho riguardato 5 volte perché mi piace troppo. E quindi dice, bella no, soddisfazione, I'm insomma, back. per Sì. un papà, tra virgolette. Sì, no, anche perché sono riuscito a mantenere vivo anche attraverso, perché in realtà molti lo sanno, però in realtà io già l'avevo saputo in tempi non sospetti, perché quando era uscito il primo trailer, che oggettivamente lasciava un po' a desiderare anche sul design di Alita, c'aveva gli occhi molto più grandi di quelli che poi sono nel film, c'aveva tutta una serie di cose che non funzionavano. Io ho un amico che lavora agli effetti speciali in Nuova Zelanda, che è uno dei senior, diciamo, che mi aveva detto, guarda, aspetta il secondo trailer di qualità, anche perché è vero che Rodriguez è il regista, ma dietro a tutto c'è la supervisione, nonché la supervisione di Sì. Cameron. E Cameron, ma certo. devo dire che nel film, oltre che per gli effetti speciali, hanno raggiunto veramente dei livelli, cioè chi ha amato Alita, come ho amato io Alita, quando l'ho letto la prima volta, perché? Perché naturalmente c'era da parte del disegnatore c'era un'attenzione maniacale a quello che era poi l'azione, no? Quindi ogni azione di Alita, ogni combattimento, ogni coreografia era perfetta nei movimenti, cioè tu la potevi seguire perfettamente, lui era Sì. bravissimo. Sì, E poi dava quel senso di velocità quello che era, no? Che era sono. proprio, era una cosa, guarda, penso come Alita, a memoria così. Non ho, forse il disegnatore dell'Immortale, però in maniera Samura, diversa, Sì. perché diciamo che Beh, forse Alita, Samura è un po' più confusionario bra, rispetto a no, lo sai che c'è? Kishiro. È molto più libero. Sì. Invece Kishiro c'ha che è proprio, è quasi, come si dice, lavorando soltanto a inchiostro, a differenza invece del disegnatore appunto dell'Immortale, che alcune volte si lascia andare anche a delle mezze tinte, a delle matite, delle cose. Lui aveva veramente, cioè, il mezzo era la china, eppure, pur avendo quello, riuscì a fare della roba che io me la ricordo. E la cosa bella di questo film è che sono riusciti nelle coreografie, a parte a mantenere molti passaggi dei combattimenti, soprattutto quello con coso Grishka, Ui Grishka, che è il primo Il primo, cattivone, il sì. super cattivo. C'è il combattimento nelle fogne che praticamente, senza spoilerare niente, però c'è, cioè, chi ha letto il fumetto. Se lo ritrova paro paro. Paro paro, ed è fenomenale. Per poi dopo, diciamo, mentre va avanti il film, rincarare la dose quando lei poi comincia, diciamo, a giocare al motorball, insomma, tutta Sì. sta roba qua. E devo dire, ci sono delle cose, dei momenti che dici, no, vabbè,
E poi il tutto mantenendo una pulizia e un realismo diciamo delle anatomie e dei movimenti che difficilmente ho ritrovato in altri film. Veramente io sono uscito, poi hanno avuto anche il coraggio e l'intelligenza di fermarla a un certo punto, cioè non hanno voluto per forza di cose, poi non voglio, ripeto, poi magari chi sente il video vuole andare a vedere il film, non voglio fare spoiler, però sono stati secondo me molto molto lungimiranti, ecco perché dico che alla fine vale la pena veramente andarla a vedere. E invece Into the Spider-Verse l'hai visto? To the Spider-Verse l'ho visto, bellissimo anche quello, molto molto, ho apprezzato tantissimo anche tutto lo sforzo, diciamo, grafico, nonché i virtuosismi anche dal punto di vista del montaggio, che diciamo, sono stato anche in alcuni momenti, sono stato anche tentato di uscire dal cinema perché a momenti vomito, però no, no, però diciamo si segue tutto molto bene, però oggettivamente diciamo che non è per stomaci deboli. Devi mantenere un livello di attenzione non Non indifferente. indifferente, sì. Cioè, se no se ti perdi in passaggio è finito. L'hai mai omaggiata Alita con un disegno? No, molto presto però lo farò. Chissà perché, ma me lo immaginavo. Esatto. Però ecco, in tutti gli anni in cui ti ho seguito, che sono un grande appassionato comunque anche del fumetto e dell'arte orientale, Alita non mi era mai sembrato di vederlo. No, non l'ho mai disegnato, anche perché in realtà c'è sempre questa cosa che io poi mantengo un po' quando abbiamo fatto per le interviste, no? Sul lavoro abbiamo fatto per Gonagai, insomma, tutto il Sì. resto, è che se c'è alla fine una volontà di voler fare qualcosa, ecco, come un omaggio, è quasi, diciamo, obbligatorio dare un po' una chiave di lettura, no? Che sia Sì. comunque anche personale. In Alita, normalmente, non avendo mai avuto necessità, poi chissà in futuro, però necessità di fare questa cosa, in realtà non è talmente bello l'originale che, a meno che, ecco, tipo in questo momento che sono andato a vedere il film, mi è piaciuto e voglio magari, ecco, sfogarmi con quello che poi è il mio mezzo di espressione, per riportare un po' le emozioni che ho provato anche guardando il film, sicuramente non prenderò, ecco, una cosa che sicuramente non farei, non riprenderei il film, diciamo che Sì. l'omaggio andrebbe direttamente proprio per quanto riguarda invece il fumetto Il originale, manga, quindi sì. sì, perché in realtà anche questa scelta molto coraggiosa dal mio punto di vista, che non è stata apprezzata, io molti colleghi ci ho parlato ogni tanto chiacchierando guardando il trailer. Questa cosa, ah no, perché hanno fatto questa cosa, ma che è sta cosa degli occhi enormi? Perché in realtà è normale che se tu fai un live action con gli attori, questa cosa qui del fatto di fare Alita, che oggettivamente nel fumetto c'ha gli occhioni e cose qua, è un po' un rischio. Però loro secondo me se la sono giocata benissimo, perché il fatto che lei sia, come tutti ben sanno, un cyborg, ma non solo, cioè un cyborg che non appartiene, non è umano, ma è un cyborg Urm, cioè dell'Alleanza degli Unioni di Marte, delle Repubbliche di Marte, è molto figo, perché in realtà dopo loro sono abbastanza intelligenti da far vedere altri cyborg come Alita che hanno le stesse fattezze, e quindi tu in realtà quella cosa là la digerisci molto più, in maniera molto più fisiologica, perché inizialmente diceva, ma ho capito, ma che è sta cosa, sembra un po', invece in realtà unita, ho detto tantissime volte in realtà perché sto disegnando e non riesco a trovare altri termini, perdonatemi, però in realtà questa cosa qua è figa, perché lei diventa realmente una sorta di alieno, non è come gli altri cyborg all'interno del film, perché ci sono altri cyborg, no? Ci sta appunto Grewishka, ci sta coso la Zapen, che è il cacciatore di taglie, che poi dopo lotta con lei, insomma, che però hanno il viso umano, quindi tu dici, ma perché lei ha allora gli occhi, pur essendo un cyborg? E ti danno sta chiave di lettura che, a mio avviso, è stato molto 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 sveglio, anche probabilmente
il regista, ma anche chi l'ha consigliato sotto questo Sì. punto di vista. Quindi ha mantenuto tutta una serie di cose molto molto interessanti, ripeto. Poi basta, perché sennò poi dopo vanno a vedere il film e magari dicono: ma veramente fa cagare. E quindi io dico: beh, dell'otto non capisce niente. Però questa, ripeto, è un'opinione personale. Poi magari il film non piace Beh, mo a avremo nessuno, anche una rubrica sul però, cinema, va bene. chiunque dica che io non capisco niente, si ricordi che anche il disegnatore di Alita gli è piaciuto, Ecco, quindi non rompete i famo muri. se HP. Famo sa capì che, e io lo dico prima di sapere che a lui gli era piaciuto, quindi ecco, Ecco. non cominciamo a dire che io faccio la banderuola, No, per carità. no, anche perché io ho dei conti in sospeso aperti con amici, parenti e benefattori sugli apprezzamenti dei film, alcune Sì. volte proprio. Meno male che fondamentalmente me ne frego. Ecco, questa è la mia Nel sveglia. frattempo vi cerca. Sì, oltretutto, se non la chiudi, penso che continui a suonare e sta nella tasca del giacchetto. È bello che questa Io la cosa. cerco, eh. Sì, cerca, sta nella tasca quella di destra o di sinistra. Ecco, a posto. Toccandola L'hai si è toccato, l'hai stoppata. stoppato. Con le mie mani piene di dita, Troppe ma non dita. capaci di disegnare. Troppe dita. Hai troppe dita. Senti, che DVD ti sei ordinato? Visto che l'ha fatto un ordinino sopra, che ti sei preso? Non mi ricordo. Ah, ho preso Bohemian Rhapsody. Ok. Poi ho preso un'altra cosa che avevo visto ultimamente. Mi era piaciuta. Avevo visto. Che avevo preso che esce adesso? Ho preso un'altra cosa. Ah, beh, ho preso però per affezione, diciamo, per amor di completezza, soprattutto per i figli. Ho preso i Segreti di Ah, Grindelwald, o sì. Einstein Grindelwald, Grindelwald. Times. Einstein, e poi boh, forse il Grinch. No, non ho preso niente. Io in realtà DVD anche molto, diciamo, impegnati li guardo, li amo, e poi dopo basta. Tendenzialmente ormai la mia videoteca è dedicata. Ecco, guarda, l'unica cosa che erano anni, penso, non prendevo una cosa, è giusto Bohemian Rhapsody, perché l'ho visto e devo dire che è piaciuto Appunto qui. talmente, talmente, talmente tanto. Che poi ho apprezzato il trattamento di tutto, il trattamento proprio a livello anche di regia, ho apprezzato tantissime anche delicatezze che c'ha il testo, cioè i dialoghi, la trama, lo script che non punta mai il dito, non vuole propinare ideologie, cioè è la storia di Freddie Mercury, ed in realtà di Freddie Mercury, poi la band è un po' Sì, un relegata, po' di un po' di contorno. contorno, che è un po' un peccato perché sicuramente anche gli altri, però alla fine era un film, diciamo, tributo su lui che non c'è più. E ho apprezzato perché poi è una delle band che io in assoluto, anche da giovane, ho amato maggiormente. E quindi devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso anche da tutta una serie di cose legate al film. Beh, anche a me, ti devo dire, è piaciuto, mi ha emozionato, mi ha coinvolto. Sì. Forse ecco, se avesse vinto l'Oscar sarebbe stato troppo, secondo me. Ma non lo so, ma lo sai che c'è? È che io ho quest'idea, e un po' questa lo faccio anche per quanto riguarda il mio lavoro. Alla fine i premi. Sì, beh, per carità, questi poi lasciano Io non. veramente il tempo Io che guarda, trovano. ti dico, non è una cosa. Non è. Così, non è demagogia, è proprio che a me dei premi, veramente, ripeto, glielo dico anche ogni tanto quando mi parlano dei ragazzi. Cioè, di fregarsene dell'applauso, perché poi il problema è che se tu una cosa l'hai fatta onestamente, a livello pure intellettuale, artistico, ci hai messo un amore, può anche non piacere a tutti, però la cosa è che oggettivamente se c'è quel tipo di lavoro lì, è indubbio che poi alla fine hai fatto quello che volevi fare e l'hai fatto con amore. E quindi devo dire che questo lavoro qua su Bohemian Rhapsody c'è molto, molto amore nei confronti anche della storia di Freddie Mercury, della storia di Queen. In generale è un po', capito? È un po', devo dire che questa cosa, ora la dico, poi magari molti non saranno d'accordo, però è anche un film che tenta di unire.
tenta di unire tutto quello che in realtà poi invece la società oggi cerca Ah di no, questo è disunire, vero, sì. no? Cioè le fazioni, creare le fazioni nel mondo crea sempre una cosa, io sto di qua, tu stai di là. E Sì, quello che dico io, ormai invece... si tifa su tutto, no? Bisogna Sì, creare bravo, sempre esatto, sì. Si tifa fazioni su... opposte. Sì, perché fa comodo a chi... Il vecchio dividi e certo. t'impera, no? Bravo, Quindi, bravo, esatto, io come perfetto. dico sempre, no? Quando parlo dell'Italia, noi siamo divisi già tra regione e regione, tra provincia e provincia, tra quartiere e quartiere, ma anche, cioè, poi arriviamo tra condomini e condomini, Guarda, siamo tutti completamente divisi. oggi io stavo parlando perché sto lavorando, come tu ben sai, ancora Alla Divina. alla Divina. Stavo parlando con un mio caro amico Stefano, che poi oltretutto è uno dei dantisti con cui mi sento più spesso perché mi aiuta un po' a immaginare quello che devo andare poi ad illustrare. E parlavamo di questo canto nel Purgatorio, dove in realtà Dante ancora cammina sulla spiaggia insieme a Virgilio e incontrano varie anime. Tra queste anime incontrano un mantovano, e sappiamo che normalmente Virgilio era di Mantova, e lui in questo canto Dante non fa altro che gli parte un'invettiva a causa di una cosa che sembra in realtà del tutto innocua, cioè incontrano questo gruppo di anime, e questo tizio gli fa una domanda e dice: da dove venite, di dove siete? E Virgilio risponde: di Mantova. E senza in realtà chiedere chi fosse, cioè neanche sa che è Virgilio, quest'anima prende e lo abbraccia. Da questo abbraccio, che normalmente commuove anche Dante, Dante gli parte un'invettiva sulla divisione che esiste in Italia, cioè sul fatto che l'Italia è disunita. Ti ricorda qualcosa? Eh sì, È incredibile. vagamente, Cioè, è già incredibile, all'epoca. già all'epoca Vabbè, diceva: ma noi siamo sì. tutti divisi nelle cose, anche nelle famiglie, nelle cose, dice, un casino. Dice: questi due, dice, dovremmo prendere esempio questi due, che soltanto perché fanno parte della stessa città si sono abbracciati con tanto affetto, capito? E allora questa cosa che dici tu è vera. Purtroppo il problema è che fino a che molti non capiranno che c'è tutta una serie di volontà. Perché purtroppo alla fine veniamo un po' così, no? Portati ad ascoltare sempre le stesse cose, a pensare Eh sempre le sì, stesse cose. certo. Non siamo disabituati, mi ci metto in primis, a No, no, ragionare no, purtroppo questo è su verissimo. tantissime Io lo cose. faccio per dirti con la musica, no? Quando c'è... La gente è abituata a sentire sempre le stesse cose, sempre le stesse cadenze. Basta cambiare un tempo, un ritmo, no? Che smetta di farti battere Certo. il piedino, perché Certo. quello non ti fa pensare, no? Perché tu così almeno ragioni di meno magari sulla costruzione del brano o che cosa, eh? Partiamo da quello e Certo, poi sì. con l'aiuto della televisione è veramente Assolutamente. un disastro, No, un un disastro. disastro. Sì, su tutto poi. Questa matita marrone che Hai tu mi hai visto procurato con che ho tanta... trovato? Eh? Inizialmente mi hai detto: no, guarda, non c'è niente tranne questa. L'hai detto un po', anche un po' con disprezzo. Hai detto: c'ho Quasi sta quasi quasi schifato. schifato. Dice: ma che ci fai con la matita marrone? Leva il quasi. Dice: Però sapevo che tu, da un folio grezzo e grezzo. bianaco, potevi creare Perché anche col col marone, marone, con giusto, aere sola. Wolverino. Perché Wolverino è marrone, però cioè, ci piace il Wolverino The marrone. Brown The Brian Wolverine. Wolverstones. Vabbè. Senti, butta mala, ma ogni tanto ti riprende lo schiribizzo di fare una storia, proprio una storia, non illustrazioni? Ma detto proprio da noi non lo posso No, dire. Perché in realtà lo sono dico ricco come io. vieni, certo. No, lo sai che c'è, è che c'è niente da fare. Niente da fare, ognuno ha già il suo media. Poi un Ah, beh, giorno, no, ma certo. io non è che dico che poi non ci tornerò, Per perché carità. poi oggettivamente alla fine a me mi piace il fumetto, mi piace comunque raccontare, però è anche vero che io riesco meglio a raccontare, almeno da quello che riesco a percepire, no? Anche dal pubblico, da quello che è. Più Attraverso attraverso l'illustrazione, l'illustrazione. cioè con un'immagine io spesso riesco a fare molto meglio che con la sequenza delle immagini, perché nasco come illustratore e probabilmente il mio media è quello, con tutto che amo il fumetto,
E quindi io la lascerei fare, anche se poi ogni tanto tedierò qualcuno, probabilmente nei prossimi anni ritornerò a tediare qualcuno anche con i fumetti. Però devo dire che io poi da quando mi sono riappropriato nel 2014 un po' di questa sana libertà espressiva per cui posso fare l'illustratore piuttosto che il fumettista, devo dire che diciamo questa cosa mi giova anche un po' alla salute No, perché certo. è proprio, è più, per me è più gratificante e meno oneroso. Beh, Diciamo anche che perché i ritmi di una storia sono quasi ossessivi, cioè sì, no, molto no, schiaccianti. non riesco. No, ma poi oltretutto, per come lo vorrei fare io, questo è un po' il discorso che poi si aprirebbe sui tempisti. Certo, Per come potrebbe lo vorrei tendere a fare svilire io, il lavoro, dici no, un per come po'. vorrei farlo io, ci metto talmente tanto che giustamente gli editor mi dicono: senti, ma non ci puoi mettere Hai 3 anni. rotto, brigati. Come è successo poi in passato, no? Quindi diciamo che questa cosa qua, vabbè, vedremo poi che succede, che cosa ci riserverà il futuro, poi finita, perché poi tutto quanto, mentre adesso è subordinato alla Divina Commedia, Certo. per cui io continuo a lavorare come copertinista, faccio un sacco di cose che mi piacciono, anche per DC, Marvel, tutto quanto, però naturalmente sempre un Assecondi gli po'. amici rompi, eh? Ah no, perché io no, gli amici non sono mai rompi, quelli veri. Senti una cosa invece, ma non so se te l'avevo già chiesto all'epoca del video del portfolio, ma Nagai ti ha fatto sapere niente? Ma no, Nagai mi ha fatto sapere soltanto che il lavoro gli è piaciuto tantissimo e basta, nel Ah, senso che ok. vabbè, lui ha altri livelli, alti livelli, altri livelli, Altri livelli. altri livelli. Invece la mostra al Go 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 a Palazzo Ah, Madama ti è piaciuta? sono fortunatamente riuscito perché l'avevo promesso al mio caro amico Gabriele, che ovviamente non ci credeva perché ha detto: sì, vabbè, ma quando c'hai tempo devi venire. Dico: no, Lo dice ci apposta così. provo, eh. No, ci provo. Alla fine, ieri, no, l'altro ieri, gli dico: senti, ma insomma, poi quando è che chiudete? Domani. Come domani? Eh sì, è finita, è già passata una settimana. Dico: va bene. Allora, poi vediamo domani. Sì, va bene. Mi ha salutato e mi ha detto: vabbè, gà. Dice: non ti preoccupare. Invece ieri a sorpresa, io ho Gli hai fatto una piccola fatto sorpresa, sono andato un'oretta e mezza così a trovare lui con gli i altri ragazzi. ragazzi e devo dire che sono rimasto molto contento anche della mostra, dell'esposizione. Hanno fatto comunque dei passi in avanti anche dal grade dell'altro anno di Gundam, perché ovviamente poi è normale che poi uno aggiusta un po' il tiro. Certo. E ancora ci sono delle cose da sistemare, però io ripeto, un po' come lo dicevamo prima, no? Cioè le cose fatte con amore, Certo, poi ci sono vero. sempre dei detrattori. Ah, quella cosa potesse fatta così, non va bene. Ah, ma perché quello l'hai fatta Però colà, come eh? dici tu, se ci fermiamo a sentire solo loro, allora No, poi. ma alla fine ci può essere anche un disaccordo di, che ne so, a me non mi piace come lavori, no? Perché ci può stare, alla fine Vabbè, ma succede a finché è tutti. costruttiva, Sì, come dico sempre, va bene. esatto. Però Io qua quello la lì, critica ma gratis è no, una critica diventata. gratis, vabbè, però poi ripeto, Dogma. loro comunque alla fine le cose le fanno, continuano, poi è sempre quello, no? Cioè, il mio caro amico diceva: se aspettiamo di essere perfetti non faremo mai nulla. È vero. E quindi le cose intanto facciamole, poi piano piano, se c'è una volontà, si aggiustano piano piano. Giusto, giusto, Allora, giusto. agli amici, io scrivo malissimo, ragazzi, mi dispiace, ma rovino il disegno del T G G Comics. È com scritto Comics normale normale? CS. Ok, perché sai com'è con questi tempi? Non si E sa con le X che mai. vanno di qua e di là, anche se Ok. lui mutante, una E X ci mutante, stava bene. vabbè, ma Mazza. potevi di prima, ho rovinato, o rifaccio. Ricominciamo. Ciao Un ragazzi, ringraziamento a ciao Gabriele Luca, Dell'Otto. Ciao. ciao a tutti.